Buonasera. Buonasera. La faccio una domanda. Lei come mai viene qua a mangiare? Addio al celibato. Ma va. Non il mio, eh. Si sposa lei? No, no, io ho già dato già due bimbi. Ah, beh, no. Non si è divorziato? No, non ancora. Non ha intenzione di divorziare? No. Che la vuole fare nella vita? Sky! Meraviglioso. Noi siamo delle Lombardie. Lo so. Siamo piccoli. No, sai, piccoli ma grandi. Sai che sì. Ci hanno detto che i nostri ascolti, soprattutto di quelle trasmissioni del calcio, sono superiori ai vostri. Lei come mai se lo spiega questo? Perché c'è tanta gente che comunque è appassionata a vedere, a sentire noi che parliamo, voi che parlate senza con... far vedere nulla. Esatto. Ma come vanno gli abbonamenti? Abbastanza bene, non ci si lamenta con la critica. Io ho un mio amico che fa Big Fish, un programma sulla pesca, sì. Ha un indice d'ascolto altissimo. Molto bene. Complimenti. Ma lei mette le antenne? No. Cosa fa lei? Io lavoro nella pubblicità di Sky. Ho capito. Non ha un suo amico che può mettermi a posto l'antenna? Che... Posso venire io volendo. Ah, può venire lei? Molto bene. Io. Le procuro la scala. Dopo vengo a vedere al celibato. Ok. Andiamo. Portiamo... Andiamo. A prendere lo sposo. Andiamo a vedere lo sposo. Andiamo a vedere. Dov'è che è? Si è... Ha perso lo sposo. Eccoli qua. Chi è che si sposa? Andiamo a vedere chi è lo sposo. Guarda la telecamera. Come si chiama la fortunata? Teresa. Terry. E dove andate in viaggio di nozze? Negli Stati Uniti. Bello. Ma quale località? La Monument Valley, Chicago, Las Vegas, dove? No, andiamo a New York. Sì? Ma tutti lì, come mai New York? Sempre New York? Perché bisogna andare a New York. Guardi, le faccio una confidenza. La Big Apple. Esatto, le faccio una confidenza. New York è uguale come si vede nei film, eh? Preciso, lei si vede open, risparmiamo e andiamo. No. Però andiamo anche alle cascate del Niagara. Bello. Dile. Insomma. Abbiamo già dei bambini? No, non ancora. Però dovranno arrivare. Certo. Io le auguro veramente buona fortuna. Ecco. Lei è già sposato? Sì. Figli? Due. Cosa fa nella vita lei? Programmatore. Sui computer? Come sta andando il lavoro? No, bene, non posso lamentarmi. Ma il mondo dei computer sì. Ha una fine... Io mi ricordo quando uscì il film The Net con Sandra Bullock. Sì. Che fu il primo nel mondo internet, poi arrivò Johnny Mnemonic e tutti questi film continuavano. Esatto. Ma ha una fine questo mondo o no? No, si dice che addirittura sotto pelle si mettono dei chip per... No, a breve, sì. Un film allucinante era Strange Days, sì. Che lui trasportava una sorta di droga elettronica che faceva vedere le esperienze degli altri in tutti i cinque sensi, in capolavoro, esatto, di Catherine Bigelow. Il top è Matrix però, eh. Il top è Matrix. Sì. Il primo, secondo o terzo episodio? Il primo. Io ho preferito il secondo perché i fratelli Wachowski hanno ricostruito, non sono effetti speciali, un'autostrada vera per la scena della morte, sì, si ricorda. Sì, sapevo, esatto. Lo sapeva? Sì, lo sapevo anch'io. Certo, bene. Lei che è in silenzio. Cioè, già parlato di prima? Ah, scusi. Non l'avevo riconosciuto. Ti ho dato il giubbotto. Ecco, facciamo una foto, fai la foto. Ecco. Bellissimo. Grazie a te. Grazie mille. Ciao. Somiglia a Fazio.